Un'occasione di confronto tra le più autorevoli e influenti personalità all'opera nella macchina della giustizia italiana per approntare e presentare proposte di riforma per una giustizia penale ancora insufficiente nell'assicurare ai cittadini un giusto processo. Molti i temi affrontati nel corso della prima giornata dell'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti. Il giusto processo come sede naturale del contraddittorio per la ricerca dell'affermazione di responsabilità sul terreno della prevenzione patrimoniale sfornita di garanzie adeguate, il rischio di un dilatamento sine die dei processi per l'allungamento dei termini di prescrizione, il rischio di assegnare a tutti i fenomeni criminali la patente di mafiosità estendendo il doppio binario a tutti i processi, il rischio che le riforme vengano fatte per una ricerca di consenso ma perdendo un quadro sistematico e di riferimento. Tra questi sicuramente la proposta di legge in materia di anticorruzione, sul cui testo è stato trovato l'accordo in maggioranza sull'estensione delle soglie di punibilità e sulla procedibilità d'ufficio. Bisogna essere molto cauti, lo ha detto anche il dottor Cantone, perché se la norma non punisce condotte veramente gravi si rischia di essere molto invasivi verso il mondo dell'economia con indagini che magari non hanno un senso. Noi questa attenzione l'abbiamo avuta, l'abbiamo risolta individuando delle soglie di punibilità, scelta che è stata criticata, sulla quale siamo disponibili a riflettere, non deflettendo però da quell'obiettivo che dicevo, cioè quello di tener conto nell'individuazione della sanzione e delle dimensioni dell'impresa e della effettiva rilevanza della falsificazione che si è determinata. Soddisfazione invece per l'introduzione dell'istituto della tenuità del fatto, accolte in Commissione Giustizia le osservazioni dell'Unione, contraria alla mancata previsione di un meccanismo di garanzia che possa consentire all'indagato di interdire l'applicazione nei suoi confronti del giudizio di non punibilità. Cercheremo di tener conto di questa obiezione compatibilmente con la delega, perché potete immaginare che farsi dare una nuova delega vorrebbe dire rinunciare del tutto all'introduzione di questo istituto, quindi sicuramente faremo nel perimetro della delega tutto il possibile per recepire un'obiezione che mi pare fondata. Nel confronto col Ministro, il Presidente Migliuccio ha poi affrontato la questione della separazione delle carriere, della riforma dell'appello, della necessità di scongiurare l'allungamento dei tempi di prescrizione, della deflazione dei processi che deve passare da misure di depenalizzazione quali la messa alla prova. Abbiamo incominciato ad affrontare tutti i progetti di riforma che sono sul terreno e sui quali abbiamo dato contributi importanti, abbiamo analizzato anche il loro primo divenire. Orlando ha inoltre annunciato per il prossimo aprile gli Stati Generali del Carcere, un'iniziativa totalmente nuova nel panorama dell'amministrazione della giustizia in Italia. Una iniziativa nuova, interessante, della quale bisogna dar atto al Ministro Orlando, al quale bisogna dar atto anche di aver cercato e di cercare di porre rimedio alla situazione delle carceri attraverso interventi strutturali. Credo che ancora oggi il nostro sistema penitenziario non corrisponda pienamente alle indicazioni costituzionali, però credo che si sia risolta, diciamo, l'emergenza tra le emergenze, cioè quella del sovraffollamento. Quindi abbiamo le condizioni per dedicare quest'anno al tema di come si esegue la pena e di come effettivamente il trattamento consente una riabilitazione del detenuto.